cellulari non causerebbero tumori al cervello. È quanto emerge da un nuovo studio australiano. I risultati di questa ricerca non possono però dirimere del tutto i dubbi riguardo la sicurezza nell'utilizzo di questi strumenti per la salute. In questo senso è ancora in corso un dibattito ben lungi dall'esaurirsi. Ma andiamo a considerare quanto è emerso da questo nuovo studio. Cellulari e tumori. Non c'è relazione. I ricercatori dell'Australian Radiation and Nuclear Safety Agency hanno preso in esame 16 800 casi di cancro che si sono verificati in Australia a partire dagli anni 802. In particolare i dati hanno riguardato quasi 17.000 australiani di età compresa tra i 20 e i 59 anni dal 1982 al 2013. Quindi hanno confrontato l'incidenza dei tumori al cervello con la sempre più rapida diffusione della telefonia mobile a partire dagli anni 80. Dallo studio è emerso che l'incidenza dei tumori al cervello è da considerarsi stabile tra il 1982 e il 2013. Si è verificato in effetti un aumento dei casi di glioblastoma tra il 1993 e il 2002, ma ciò è stato messo in relazione con i miglioramenti nelle diagnosi che si sono avuti in quegli anni. In questo senso Ken Karipidis dell'ARPANSA, esperto di radiologia, spiega che non ci sono stati aumenti in alcun tipo di tumore, inclusi il glioma e il glioblastoma, durante il periodo di sostanziale uso dei cellulari dal 2003 al 2013. Non c'è stato aumento di gliomi del lobo temporale, che è la posizione più esposta, durante il periodo di uso sostanziale di telefoni mobili. Sostanzialmente per i ricercatori, la quantità delle radiazioni emesse dai telefoni cellulari è rimasta la stessa anche in questi ultimi anni. Tuttavia vi sono altri studi che invece sono giunti a conclusioni opposte. In ogni caso è bene osservare delle precauzioni nell'uso di questi dispositivi elettronici, ad esempio non bisogna parlare per molto tempo al cellulare perché ciò può determinare un surriscaldamento del lobo auricolare e del nervo acustico. A lungo andare si potrebbe sviluppare una neurite. La ricerca è stata finanziata dal governativo nazionale Auckland Medical Research Council e pubblicata sulla rivista BMI Lung Open.